Ogni mattina i giornali ci raccontano naturalmente le notizie e dietro ogni notizia spesso ci sta una storia e noi oggi vi vogliamo raccontare proprio la storia di Roman Ci colleghiamo subito, eccoci qui, vediamo se il collegamento... Eccoci qui, buongiorno, ciao Roman, ci sei? Ci siamo, buongiorno, ci siamo, ci siamo Allora, ci siamo, Roman ci, ci sta per aprire... Scusami Maria Elena, no, dicevo che Roman ci sta per aprire proprio le portiere, dico portiere non a caso di casa sua. Eh, intanto, do il buongiorno a Maurizio Fiasco, sì. eccoci qui, sociologo, che ascolterà insieme a noi naturalmente questa, questa storia. Eh, e noi l'abbiamo letta proprio sul gazzettino.it. Ve la facciamo vedere. Il titolo è Roman Zancarli, il papà separato che vive in auto da due anni. Ci sono letto, frigo, cucina e doccia. E questa è la storia che vi stiamo per raccontare. Intanto andiamo di nuovo da Maria Elena Fabi che è insieme a Roman. Allora eh, ci, racconti, ci racconti un po' com'è allora. questa casa su quattro ruote? Allora, devo dire che è organizzata benissimo, meglio di quello che uno possa immaginare. Allora, iniziamo a far vedere Roman proprio come è la parte interna, c'è cioè un letto. Poi ci siamo ovviamente preparati un ottimo caffè. Sì, abbiamo preparato un caffè qui, abbiamo un materasso singolo. All'interno della macchina ho messo questo frigorifero da 20 litri. Questo è il mio fornellino da campeggio con cui cucino. E quello lì invece è la zona armadio. Poi ovviamente, come tutte le mattine, insomma, alzandosi uno si fa la doccia. E come esatto. ti fai la doccia? Guardate un po' come lui si fa la doccia. Questa qui è la mia doccia portatile, ricaricabile, questa è la pompa che va inserita in questo. Contenitore dove all'interno metto l'acqua c'è il i composto per come si è organizzato veramente il nostro Roman. Senti Roman, ma perché hai iniziato sì, Daniel, a vivere nella tua macchina? Cioè, eh, con quella macchina immagino che tu ci vada al lavoro, anche perché, se non ricordo male, tu fai il corriere, quindi hai bisogno proprio di quell'auto anche per andare a lavorare. Sì, infatti io tra una mezz'oretta circa devo andare al lavoro. E io sono, ho scelto di andare a vivere in macchina perché non avevo altre scelte. Quindi, tra scegliere di stare a letto a casa di altre persone o essere libero, ho sfruttato quello che avevo, quindi questa macchina, e so, mi sono alzato da solo. Ecco, però, tu ho fino ai 60 guardate con, con questi pannelli? Allora, sì. sì, no, dicevo Roman, tu fino ai 16 anni eh, insomma una casa ce l'avevi, no? Perché insomma vivevi con i tuoi genitori adottivi e naturalmente andavi a scuola, avevi una fidanzata. Poi a un certo punto cos'è successo? Sì, è successo che io e la mia ex abbiamo deciso di avere una figlia, e questa notizia a mio padre non è piaciuta e mi ha detto. Eh, non sei più il benvenuto in questa casa ed è così che sono andato a convivere a 16 anni con la mia ex ragazza a casa di sua madre. Dopo la relazione è terminata, è finita e eh, io eh, sono andato a vivere in strada in una macchina perché ero costretto. Oggi è una mia scelta. Ecco, ma però è stata una scelta, ovviamente, obbligata proprio da motivi economici. Eh, sì, una scelta dettata da motivi economici, lavorativi, ma anche eh, soprattutto per una malattia, ovvero la depressione che mi è durata sette anni. E questa è stata la mia rivincita a livello personale e a livello emotivo. Certo, però immagino che deve, sta deve essere stato ovviamente un trauma naturalmente per te, no? questa eh, situazione. Com'è stata la tua prima notte in macchina? Cioè eh, svegliarsi ovviamente in un contesto completamente diverso da quello a cui eri abituato, ovviamente, di una casa. È stata un'esperienza bellissima perché non avevo nulla di ciò che ho ora in questa macchina, avevo semplicemente un mobile che perdeva legno, era distrutto, avevo qualche sacchettino, la moca del caffè, una banana per la colazione, era in pieno inverno, mi sono svegliato su questi monti e ho detto, finalmente questa è vita. Eh, questa è vita, incredibile veramente questa, questa storia. Ma poi scusami, tua figlia poi, cioè, veniva quando ovviamente la, la vedevi, cosa faceva? Dormiva con te in macchina? Come vi siete organizzati? No, mia... Mia figlia non dorme in macchina e ci siamo organizzati che quando eh, passa i giorni con me mi appoggio agli amici piuttosto che prendiamo un BB. Quindi andiamo a vivere tante situazioni diverse, in posti diversi e lei conosce un sacco di persone diverse. E questo è il bello. Ecco, dottor Fiasco, no? la, la stavo vedendo insomma, molto attento naturalmente a questa, a questa storia. Come la commenta? Beh. Possiamo partire proprio dalla macchina. La macchina è lo specchio del percorso che Roman ha fatto su se stesso. Davanti alle difficoltà della vita, lui ha decifrato il codice, mi permetto Roman di essere un po' intrusivo, ha decifrato il codice della sua anima e l'ordine, la cura, il decoro che lui mostra nella sua casa è specchio dell'ordine che lui ha messo dentro se stesso. Sono un po' invasivo, ma penso di non sbagliare, perché la sua biografia è una biografia no, di grande dolore. Grazie, ecco. è una biografia di grande dolore, certo. ma davanti al dolore si può essere ruminanti, eh, avere il risentimento oppure dirsi cosa faccio io. Reagire. Per me. E la vita, <ride> essendo io giovane, la sì. affronto con i mezzi che ho a disposizione è veramente un insegnamento grande che andrebbe studiato a fondo veramente, veramente insomma come diceva appunto il, il dottore il professore, insomma lui si è proprio rinventato con quello che aveva perché in effetti non poteva fare altrimenti almeno in quel momento, ma è davvero possibile quindi conciliare questo tipo di vita con le regole poi della società cioè questo è ovviamente immagino Beh, un qui è, la, qui è la società che deve apprendere perché invece del pianto greco, delle, delle enfatizzazioni delle difficoltà che non vanno sottaciute, eh? non è una storia da libro cuore, anche se noi amiamo il libro cuore, è la società che deve cambiare atteggiamento, cioè invece di mostrare quello che manca, mostrare quello che si può fare, che si può ottenere nelle condizioni anche estreme e difficili infatti poi nella storia di Roma ci sono tanti dettagli interessanti nel fatto che una parte della società scopre cosa può mettere a disposizione di storie difficili. Certo. Lui è un giovane, ma ci sono tanti giovani e non e beh, giovani, padri, anni, no? Quindi... giovani padri separati, senza alloggio, con scarsi mezzi, eccetera. Lui ha reagito. Valorizzando la propria dignità e il proprio decoro Ecco, tra l'altro Roma, la tua storia sta diventando un romanzo e anche un film Allora, quale sarà il finale di questo film? Cosa ti aspetti? Cioè, di continuare così oppure naturalmente vorrai, come dire, cambiare, cambiare vita? Attenzione Ma il, mio progetto, il mio progetto per il futuro è quello di passare quanto prima a un furgone e Ovviamente camperizzandolo Però per quanto riguarda invece il docufilm esatto. Sì, per quanto invece riguarda il docufilm, quello che noi vogliamo lanciare è proprio un messaggio di rivincita personale e di introspezione, Grazie. perché tutte le persone dovrebbero farsi un esame di coscienza e guardarsi all'interno. Assolutamente, grazie, grazie davvero per aver raccontato questa storia incredibile, in bocca al lupo veramente per tutto, grazie al nostro professor Fiasco. E adesso...